Finora avete sentito parlare di Adit, quindi non starò a soffermarmi più di tanto sul processo Adit, anche perché ci sono partner che hanno parlato prima di me che ne fanno effettivamente ben più di noi. Tendenzialmente in questa slide vediamo due delle possibili tecnologie alle quali la prima industria è interessata. Un'industria chiaramente per l'Adit è interessata alla parte metalli, lavorazione dei metalli e polvere metalliche, e ci sono tendenzialmente due possibili tecnologie sull'utilizzo delle polveri. Quella che vediamo qui a sinistra, che è la direct deposition, in cui soffiamo delle polveri e le fondiamo. Dall'altra parte vediamo uno schema di quella che è il powder bed sintering del laser, quindi in cui depositiamo uno strato per volta. Abbiamo visto alcuni video prima, in particolare di G. Avio, che mostrava appunto questa tecnologia. Che l'additive sia considerata la terza rivoluzione industriale, questo più o meno viene detto in tutti i modi. Devo dire che ho partecipato ad alcune convegni, in particolare a novembre ho partecipato ad una, quella che è la prima fiera in ambito additive che si è tenuta casualmente in Germania, a Francoforte. La Germania da questo punto di vista è un po' il paese trainante per la parte di metalli, diciamo. E devo dire che si tratta davvero di una rivoluzione, non soltanto dal punto di vista tecnologico, perché quando si parla di additive si pensa subito ai pezzi, alle macchine, alla tecnologia. In realtà c'è tutto un aspetto, il contorno sociale, organizzativo, di business e di formazione, uno dei motivi per cui siamo qui è questo, che richiede proprio di cambiare quelle che sono le normative, le leggi, il modo di formare le persone affinché questa tecnologia si affermi. Uno dei motivi del perché Prima Industria è interessato a entrare nel settore dell'additive è mostrato in questa slide. Questa slide credo che sia del 2013-2014. Fa vedere in sostanza quello che è il mercato globale delle macchine utensili, come è cresciuto negli anni, e attualmente direi che è abbastanza stabile, intorno a qualcosa come 60 miliardi di euro di fatturato. Però quello che vediamo è che è un mercato abbastanza, diciamo, stabile. In questo noi abbiamo la fortuna, in questo mercato, di essere nella parte laser, che invece è un mercato che in questo momento sta crescendo ad un ritmo dell'ordine del 10% all'anno e che rappresenta il 10-15% di questo fatturato globale a livello mondiale. Quello che si vede sotto invece è il mercato previsto, quello che è successo negli ultimi anni e quello che è previsto per i prossimi anni a livello di additive manufacturing, cioè una crescita veramente importante. Qui stiamo parlando di raddoppiare ogni 3-4 anni i volumi di fatturato, e quindi diventerà uno dei sistemi produttivi che si affermeranno nel futuro, ed è per questo che mi è interessata a entrare in questo potenziale mercato. Mercato che peraltro, qui vedete qual è la, diciamo, divisione un pochettino della torta del fatturato. Le polveri, G. Avio parlava del fatto che stanno mettendo a punto un sistema per la produzione delle polveri. Le polveri sono un elemento importantissimo all'interno dell'additive manufacturing, ma sono anche un elemento importante in termini di costo. I sistemi che realizzano, le macchine che realizzano l'additive manufacturing equivalgono a circa un 30%, ma il 50% riguarda i servizi, vuol dire ingegneria, vuol dire consulenze, vuol dire produzione conto terzi, quindi è una fetta molto importante quella dei servizi, cosa che per le realtà medio-piccole può essere estremamente interessante. Quindi questo è il motivo del perché la Prima Industria è interessato, come Prima Industria è interessata a entrare in questo mercato. Diciamo che il mercato in questo momento, questi sono un grafico che dà delle indicazioni su quello che è il deposition rate, cioè la capacità di aggiungere polvere, di costruire materiale, quindi in chilogrammi all'ora, e in dimensioni. L'AI di Iris diceva prima, alcune soluzioni tecnologiche non ci sono ancora, diciamo, per i pezzi che si vorrebbe, per le applicazioni che si vorrebbero realizzare nell'additive.
ed è infatti a questo target, questo è un target che noi ci siamo dati perché siamo all'interno del progetto Borealis insieme ad Iris e ad altre parti, attuali il Politecnico e Giavio, è il target che ci siamo dati per quel progetto e per quelle macchine che noi vogliamo realizzare, cioè un'elevata produttività, deposition rate, ma anche dimensioni dei pezzi che possiamo realizzare sufficientemente grandi, che al momento non ci sono macchine che lo realizzano. Come diceva prima Gallea, Prima Industrie nasce intorno al 1977 e diciamo ha a che fare con il laser già dal 79. Nel 79 ha realizzato la prima macchina laser tridimensionale, siamo stati proprio i primi probabilmente al mondo. La nostra storia ha sempre portato e ha sempre puntato molto sull'innovazione, dalla prima macchina laser tridimensionale alla prima macchina, ad esempio il sincrono ad assi ridondanti, quindi due macchine coordinate insieme per realizzare un'elevatissima produttività. Ad esempio nel 2003 abbiamo collaborato con Comau per realizzare una macchina di saldatura remota, che era una delle veramente prime macchine di saldatura remota presenti sul mercato. Attualmente siamo coinvolti nella rivoluzione del laser fibra all'interno della tecnologia laser, quindi in questa tradizione di innovazione noi non volevamo nell'ambito additive pensare di sposare una tecnologia o una soluzione già esistente. Quindi l'idea che c'è all'interno del programma Borealis, del progetto di ricerca Borealis, è quella di realizzare una macchina estremamente flessibile per pezzi di grandi dimensioni e anche con elevata produttività. Facendo che cosa in pratica? Applicando una idea innovativa che è un po' una via di mezzo tra le due tecnologie attualmente esistenti, ovvero la deposizione di polveri diretta, soffiando quindi polveri e fondendole, e la powder bed, quindi il letto di polveri, la deposizione sul letto di polveri. Su questo abbiamo realizzato, su questa idea, che cerca di mettere insieme i due vantaggi, diciamo, di entrambe queste tecnologie, abbiamo anche depositato un brevetto, e questo sarà, diciamo, il frutto del nostro del progetto Borealis, e non solo, anche all'interno di Simbionica e altri progetti, come ad esempio quello di cui si accennava questa mattina a livello regionale, sarà un pochettino il cuore di questa tecnologia, ovvero avere in sostanza una parte di ugelli modificati ad hoc per poter lavorare insieme, quindi che soffiano polvere, per poter lavorare insieme ad uno scanner. Quindi l'idea è quella di mettere insieme queste due tecnologie, il letto di polvere che normalmente si appoggia all'utilizzo di scanner laser, più test di deposizione diretta, con l'obiettivo chiaramente di costruire pezzi di grandi dimensioni, ma anche con elevata, diciamo, produttività. Quindi questo è un pochettino quello che è l'idea da parte di Prima Industrie di quello che intende fare nei prossimi anni per entrare nel mercato del manufacturing. E una delle necessità che avevamo era proprio formare persone a livello di processo, di progettazione, e quindi il motivo per cui siamo entrati all'interno di questo, come tutti i partecipanti in sostanza, all'interno di questo master, che è un'iniziativa assolutamente pregevolissima. Io ho concluso. Grazie.